fino sicuramente al girone d'andata, la stagione del Varese aveva un senso. Per quanto io penso come Enzo che Bettinelli abbia le sue colpe, secondo me tu tendi a difenderlo un po' troppo per quello che riguarda la mia opinione, nel senso che comunque soprattutto nel girone d'andata la squadra per poter fare qualcosa in più dal mio punto di vista c'era. Come dicevo prima, da gennaio in poi è stata distrutta, depauperata del poco talento che aveva, e quindi ovviamente lì smette di avere un senso la stagione del Varese. Infatti io non do colpe a Bettinelli per quello che riguarda il mercato, è chiaro che non è la sua responsabilità fare il mercato, però io sto dicendo, come si diceva prima, che con la rosa che aveva a disposizione nella prima parte della stagione avrebbe potuto fare qualcosa in più. Cioè, ad esempio, appunto si faceva il paragone con il Carpi ha fatto un grandissimo campionato pur non avendo una squadra che sulla carta poteva ammazzare il campionato, perché in quel caso un allenatore che a Varese è stato snobbato ma che è di categoria come Castori ha saputo far fare il salto di qualità alla squadra, cosa che a Varese purtroppo Bettinelli quest'anno secondo me non è riuscita, anche perché poi, e me lo insegnate voi, l'aspetto psicologico conta moltissimo nel calcio e quando vinci è più facile vincere. Adesso vincere questo Varese è praticamente impossibile che vinca da qua alla fine, non soltanto perché è una squadra ormai scarsa, ma anche perché è una squadra che non crede più in se stessa. Si parlava di Capezzi, Capezzi è un 94 e non posso capire che un ragazzo di 20 anni possa credere in se stesso nel momento in cui non sa far altro che perdere. È chiaro che in questa squadra risulta anche lui mediocre, ma vi assicuro che è un giocatore che io credo che tra qualche anno vedremo in Serie A.